Probabilmente non laggerà neanche più la cam. Sto verificando che forse avevo installato dei driver sbagliati per la scheda grafica. Forse, piano piano, sto cercando di risolvere. Ok. Nel frattempo, qua va tutto come deve andare. Questi sono scesi. Questa attrice, avevo ragione io, è quella di High School Musical, ma non mi ricordo come si chiama. Incredibile. Bello. Siamo i primi qui. No. Diavolo. A meno ecco che cosa aveva visto Kelus. Gli antichi sumeri non avevano già le tende militari. Come hai potuto sbagliare così? Guardati intorno. Tutto questo casino per cosa? Un pugno di casse e barili. Non ho ancora capito qual è questo attore. Si dovrebbe Avrei vedere il gioco. E vedere a chi era ispirato. A chi è ispirato l'attore. Era così sicuro fosse qui. So quanto contasse per te. Mi dispiace. Ma non anch'io. Ora non ha senso pensarci. Concentriamoci sul presente e vediamo di uscire da qui. Quello che cos'è? Un gatto. Un gatto. Una che vive qui sotto. Per le scosse? Ah, no. Pensavo avesse visto qualche mostro. Però c'è il mostro in agguato là dietro. Quatto. Sembrano attrezzi archeologici. Qualcuno studiava le rovine. C'è anche un sudoku, attenzione. Potremmo il sudoku. Usare le lampade. All'epoca. Ci porterà a noi Marine. Pensi funzioni ancora? Ah, vuoi che non funzioni? Ah no, oh. Se l'è tirata, forse non funziona. Funzionerà. Veramente. Forse non funziona. Ma serve benzina. Ah, ecco. Troviamone un po'. Vedi, ho visto una pompa di benzina scendendo prima con. Ovunque tu sia, Nick. Con la corda. Se va di là. Vabbè. Scusa? Eh? Che hai detto? No, niente. Niente. Oh, ma perché copiano le mie battute? Stavo solo. Qua c'è dell'esplosivo. Beh, gli piacevano i fuochi d'artificio. Beh. Direi che se siamo abbastanza lontani da queste colonne, speriamo non ci sia. Ho sbagliato. Qualche scintilla anomala. Hai visto qui, nei giochi? È così. Io sicuramente non accenderei una sigaretta o lancerei un altro di quei cosi luminosi, ma. Resta sicuro. Che è quello? Sta giocando 2 e 3 stelle a Squid Game. Aspetta. Na. Niente, è morto così. Si è piede ma è la statua è lui. Oh. Vabbè. Lui sta cercando la benzina. Fammi vedere una cosa. No, si è mosso. La miseria è resuscitato, mi ha fatto spaventare. Mi ricevete e passo. Oh, c'è una radio, può darsi che funzioni. No, un vecchio registratore. Questo mi ricorda quello che aveva zia Geppi. Che io abilmente ho smontato e non ho più rimontato. E così è rimasto. Ricordi quello con i tasti colorati, con le bobine? Pace all'anima del registratore. Inizio a sospettare che neanche gli iracheni sappiano di questo. Potrebbe essere. Oppure l'hanno tenuto nascosto appositamente per via dei misteri oscuri che si celavano in questo antro buio. E qua? Che è? Vedi con che fretta hanno fermato la porta? Sembra un gesto quasi disperato. La fretta? Chissà da chi si proteggevano. Scusami, a me sembra più un qualcosa che è crollato. Vabbè, però. Non metto in discussione la tua. Non aver chiesto il supporto aereo. Al solito mi leggi nel pensiero. Hai capito, Iole? Vabbè. Qui mi sembra più che crollato. Perché hanno bloccato la porta così? Vabbè. Aspetta. Vedo qualcosa che sbrilluccica. Non sono diamanti. Non me li regalati prima del matrimonio. Figurati se me li regali ora. Irchio maledetto. Vabbè. Nel frattempo vengo qua. Ma poi ne riparliamo a casa. Ora non è il luogo. Allora, qua ora spiega, bene, qua spiega, quindi qua ci vuole attenzione.
La maledizione di Akkad di Alain Junot. Ho studiato francese, sapresti meglio di me la pronuncia, ma diciamo che la pronuncia corretta è Alain Junot. E studiosi, la maledizione di Akkad è un mito, una parabola per insegnare ai sumeri a sopportare la carestia, il fato avverso e i capricci degli dei. Eppure, la scoperta di questo colossale tempio fa intuire una nuova verità. Nel racconto originario è il dio Enlil a scagliarsi contro il re Naram-Sin di Akkad. In principio il re è dipinto come una persona pia e religiosa, ma dopo 7 anni di preghiere inascoltate, Naram-Sin decide di chiederne conto direttamente ai dei. Organizzato un esercito, marcia quindi sulla città di Nippur e rade al suolo il tempio di Enlil. Un'impietà tale da spingere il signore delle tempeste a scatenare su Naram-Sin l'ira delle divinità, inviando i Gutei, Gutei, a saccheggiare Akkad e i suoi campi e maledicendo la popolazione con una terribile carestia. Ola cico. Oh. Il tempio fu costruito per placare gli dèi. Ok, bene, sembra che abbia pronunciato abbastanza bene allora. Non esistono testimonianze storiche della distruzione del tempio di Enlil da parte di Naram-Sin, ma i nostri rinvenimenti suggeriscono che la maledizione possa avere un fondo di verità. Attenzione, un fondo di verità. E qualche pizzico di verità già l'abbiamo avuto con la morte di qualcuno. Comunque, questo luogo fu costruito per onorare degli dei. Per onorare gli dei, scusatemi. Molti reperti ci mostrano un re che implora i cieli perché il suo popolo ritrovi il sostegno delle divinità. La caduta del tempio suggerisce che la maledizione fosse ineluttabile. Ok. Ora, se non vado errato, portava ancora qualcosa qua. Scusatemi. Un nastro. Oh mio Dio, un nastro. Lo mettiamo in tascoccia, mi sembra giusto. Questo mi serve. Ma ci serve anche la benzina. Allora, detto questo, che ora mi hai fatto perdere l'orientamento perché ti sei girata in modo diverso da come avrei voluto io. Ora qua è dove ho visto prima. Sicuro, c'è qualche altra cosa qua, aspetta. Ok. Oh, hai visto? È uscito scritto Far Cry 6 è pronto per essere giocato. Per ora lasciamolo là. Ormai abbiamo iniziato con House of Ashes e ci teniamo lui stasera. Bene. Taniche di benzina. È quella che cercavamo. Eric, dammi una mano con le taniche. Ah, finalmente un po' di fortuna. Ogni tanto. Io però non ho ancora finito di esaminare la tenda. Cioè, mi sono preso la tanica, ma così, vabbè. Non ho più un piede, gamba. Però. Ah, intendi la protesi? Ho perso la gamba in autostrada. Ah. Io mi sento ancora in colpa. Oh, sono perché? Stato duro con te. Lo so, Rage. Non è stata colpa tua. Forza, al lavoro. Andiamo al lavoro. Oh, un cucciolo di mostro. E diciamo che lui non è che sia tanto fortunato. Illumina il serbatoio. Ma io volevo finire di vedere nella tenda cosa c'era. Oh, eccolo là. Il pollo assassino. Oh, ho tutto sprecato. Ah, merda. Che? Ah, ecco, perciò. Che c'è? La valvola perde. Il tubo è fissato male. Si può riparare? Fissiamo il tubo o niente generatore. Ci sarà qualcosa di utile. Nella tenda, quello che sbriluccicava prima, vuoi dire? Diciamo. Ah, guarda là, mamma mia. Oh. È una donna da sposare. Ah no, tu già l'hai sposata. Ci sei? No, sono andato un attimo di là.
Ora ti va di parlare? Ti sembra il momento giusto? Parlare di cosa? Hai detto che avremmo parlato al momento giusto. Ora abbiamo un locale tutto per noi. Mi sembra un appuntamento disastroso. Dove mi hai portato? Spezziamo un po', dai. Non so che è successo. Era ben recensito. Ehi, aspetta. Forse ho chiuso la falla. Parlando. Ragazzi, il nastro telato, quello grigio, fa miracoli. Non so se lo conoscete, ve lo posso garantire, fa miracoli. Fatto. Aiutami col pannello. Occhio alle dita, vi potete ferire, sono taglienti. Ah, manca una valvola. Guarda come sono. Bruciate. Una candela, non una valvola. Aspetta, forse la posso pulire. Che non facciamo qualcosa insieme. Al tempo stesso sembra ieri. Però tu hai fatto qualcosa con qualcun altro insieme, amica mia. Rachel. Rachel, lo sappiamo. Ci siamo concessi più spazio e questa pausa. Guarda come ha influito sulle carriere. Tu sei diventata un agente della CIA e pensa. Ah, ecco. Kalos potrebbe cambiare la guerra del futuro. Però non so quale altri film ha fatto. Quando funzionerà almeno. Mi dovresti dire qualche film famoso che ha fatto, così riesco a capire chi è. Nessuno dei due si aspettava una lontananza così prolungata. Nell'ultimo anno Kalos mi ha completamente assorbito e ho ignorato il resto. Sembra una scusa più che una missione di colpa. Non è così, è la verità. Cazzate. Non sapevi se Kalos avrebbe funzionato. Rach. Dimmi a cosa pensi. Vorremmo saperlo tutti. Mi sei mancata, Rach. Non sai quanto. All'epoca, non so, era tutto così confuso. Ora sembra più semplice. Forse abbiamo ancora una speranza. Dovrebbe andare. Accendiamolo. Bene. Ah, si è illuminata. È partito anche il registratore, attenzione. Dark Phoenix. Luce fu. Se questi sono entrati, noi potremo uscire. Diamo un'occhiata.